Si alza il sipario sulla quarta edizione di Pagine in Cammino, rassegna letteraria che da 4 anni porta a Castellaneta importanti autori del mondo letterario italiano. Ad inaugurare questa quarta edizione la mostra fotografica di Carlo e Maurizio Riccardi, fotografo e direttore dell'Agenzia di Documentazione Fotografica AGR. Una mostra dedicata ai Papi Santi che rimarrà aperta fino al prossimo 30 novembre, che si accompagna al libro dedicato a Giovanni Paolo II, il Papa venuto da lontano, che attraverso testi ed immagini racconta le conquiste e il magistero della sofferenza di Papa Wojtyla. Sono due percorsi, due fotografi, il primo fotografo Carlo Riccardi, che ha fotografato praticamente quasi tutti i papi, e in questa occasione abbiamo esposto le foto riguardanti Giovanni XXIII e Maurizio Riccardi, il figlio, quindi due percorsi, due fotografi che si ricongiungono il giorno della canonizzazione, lo scorso aprile a Roma. Per l'occasione abbiamo ideato questa mostra, questa raccolta, di conseguenza abbiamo fatto anche due piccoli cataloghi che raccolgono tutte queste bellissime foto dei due papi e dei due fotografi. Con la mostra di Riccardi, Pagine in Cammino allarga il proprio campo d'azione abbracciando anche l'arte fotografica come importante elemento culturale. Ma tra le novità della quarta edizione di Pagine in Cammino c'è soprattutto la nuova location scelta per accogliere le presentazioni letterarie, Palazzo Baronale, sede di una 3 giorni che vedrà avvicendarsi i protagonisti della rassegna letteraria, che anche quest'anno ritrova nelle vesti di conduttore e moderatore lo scrittore e giornalista Roberto Ippolito. Un appuntamento fortemente voluto dal Club Runner 86, organizzatore dell'evento. Pagine in Cammino torna per il 4° anno consecutivo con nuovi ospiti. È un appuntamento che ancora una volta segna l'impegno del Club Runner, che ha fortemente voluto appunto che venisse riproposto. Sì, siamo per la 4ª volta con questo appuntamento. All'insegna della cultura, Club Runner, corsa, podismo, ma non solo, perché abbiamo piacere a coltivare, oltre che il nostro fisico, anche la nostra mente. Soprattutto abbiamo piacere a trasmettere il nostro entusiasmo ad un paese che riteniamo meriti queste opportunità, perché poi in realtà la risposta solitamente è una bella risposta. Una novità di questa e di quarta edizione, Palazzo Baronale. Certo, ci è sembrato giusto utilizzare, venire a far vedere questo posto fantastico che in pochi conoscono ancora e che è tornato a vivere grazie all'impegno degli amici della Proloco. Pagine in Cammino continua venerdì 21 novembre alle 19:30 con l'editorialista del Corriere della Sera, Sergio Rizzo, e il suo libro Denuncia, Da qui all'eternità. L'Italia dei privilegi a vita.